Nella prima parte di questa video lezione abbiamo visto la differenza tra monarchia e repubblica. Adesso prendiamo in considerazione l'Italia. L'Italia, come si vede da questa cartina, è attualmente una repubblica. Lo è dal 1946, esattamente dal 2 giugno del 1946. In quel giorno si votò per una scelta sulla forma di Stato. Gli italiani, tra Repubblica e Monarchia, scelsero la Repubblica. Prima di questa data, l'Italia era una monarchia. Si chiamava Regno d'Italia, era nato nel 1861, aveva avuto come primo re Vittorio Emanuele II di Casa Savoia. Poi Umberto I, suo figlio, regnò dal 1878 fino al 1900, quando fu ucciso in un attentato. Dal 1900 fino al 1946 si ebbe il lungo regno di Vittorio Emanuele III. Il figlio Umberto II fu re per meno di un mese, fino al 2 giugno del 1946. Nel 1947 fu elaborata e approvata la Costituzione della Repubblica. All'articolo 1 è stabilito che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questa è l'affermazione che l'Italia è una repubblica e anche la definizione di democratica. Infatti è il popolo che diventa sovrano dello Stato. La Costituzione stabilisce delle regole che assicurano non solo l'esistenza della democrazia, ma anche di una democrazia di tipo liberale. Infatti prevede la divisione dei poteri. Esiste un Parlamento a cui è affidato il compito di legiferare, cioè di approvare le leggi che in base al principio di legalità si impongono su tutti i cittadini e anche coloro che ne hanno la rappresentanza politica. L'altro organo costituzionale è il governo, che ha il potere esecutivo, cioè quello di mettere in atto le norme di legge. E infine esiste un corpo di giudici che fa parte della magistratura, a cui è affidato il potere di controllare la regolare applicazione delle leggi. L'articolo 3 fissa il principio di uguaglianza. Stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Questa è la definizione di uguaglianza formale. Al secondo comma dell'articolo 3 è stabilito anche il principio di uguaglianza sostanziale. Infatti c'è scritto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ecco, troviamo qui di nuovo la definizione di democrazia, cioè la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questa democrazia viene garantita attraverso un'uguaglianza che non può essere di ordine solo formale, cioè uguaglianza davanti alla legge, ma deve esserci anche un'uguaglianza effettiva, che si raggiunge rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono limitare la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, nonché impedirne il pieno sviluppo della persona.
L'articolo 2 stabilisce un altro principio, per certi versi ancora più forte e importante dell'uguaglianza. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Allora, innanzitutto è stabilito che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. I diritti inviolabili dell'uomo sono stati fissati in una dichiarazione che risale ai tempi della Rivoluzione francese e poi sono stati aggiornati in seno alle Nazioni Unite nel 1948. Ma oltre che garantire questi diritti, che sono soprattutto diritti di libertà, l'articolo 2 ci richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La solidarietà significa che i cittadini italiani devono aiutarsi tra di loro, come se fossero un unico corpo solido. Questo reciproco aiuto corrisponde al principio di fratellanza. Vediamo quindi che nei primi tre articoli della Costituzione sono richiamati tutti e tre i principi illuministici della Rivoluzione francese. Uguaglianza, libertà e fratellanza. L'ultimo articolo della Costituzione è il 139. E stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Non potremo più tornare indietro. Abbiamo scelto di essere una repubblica, il popolo è sovrano e rimarrà sempre sovrano. Questo potere non deve essere più ceduto a qualcuno, sia esso un re o un dittatore. L'intangibilità della forma repubblicana comporta anche l'intangibilità di quei principi che abbiamo visto prima, il principio di uguaglianza, il principio di libertà, di fratellanza, l'obbligo di solidarietà, tutto ciò che costituisce la democrazia. Questa regola è rafforzata da due disposizioni finali. La disposizione quattordicesima abolisce tutti i titoli nobiliari. Quindi non solo non ci può stare più una famiglia regnante, ma in Italia non esistono più principi, conti, marchesi, baroni. Siamo tutti cittadini e siamo tutti uguali, con pari dignità. La disposizione dodicesima vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Sotto qualsiasi forma significa che anche se non assume il nome di partito fascista, ma ne assume comunque i caratteri antidemocratici e tendenti a ristabilire un dominio oligarchico sui cittadini,